Lei pensa sia una cosa buona per i bambini toglierli dalla scuola? Secondo me, no. Nella provincia di Bolzano sono 600 i bambini che non frequentano le scuole pubbliche. Molti genitori si organizzano privatamente per l'istruzione dei propri figli. Per lo più non credono sia necessario rispettare le regole per contrastare la diffusione del coronavirus. No vax, no mask, no green pass. Dalle informazioni che abbiamo raccolto c'è una multiclasse con bambini che vanno dalle elementari alle medie, che poi vengono divisi in gruppi di lavoro con due istitutrici, tra cui una è un'insegnante della scuola pubblica che appunto è stata sospesa per il Green Pass e da quest'anno si dedica a insegnare in questa scuola. Chi la paga? Secondo I genitori. me non bisogna aprire una scuola privata perché abbiamo qua bei asili, quindi secondo me non bisogna proprio. Io non lo farei mai per i miei bambini. Sì, dovrebbe essere proprio qui. Ma questa è una casa privata, cos'è? No, un MASO, un'azienda agricola. Ed eccola una delle tante scuole clandestine. Siamo a Gais, nelle valli a nord di Brunico. Tu sei mai entrato in una di queste scuole? No, sono molto, diciamo, discreti e non hanno piacere di avere visite, però possiamo provarci. L'homeschooling è previsto dalla legge, ma il sindaco è preoccupato per i bambini che non frequentano più la scuola pubblica. Non so se sono Novax, non so se sono Musk, non lo so. Io vedo un po' una preoccupazione soprattutto per i bambini, per i loro diritti, per la loro crescita, per la loro istruzione. Noi sappiamo per certo che ci mancano 6 bambini dell'elementare qui a Gais e 6 di quella di Vilotone, che è il nostro secondo paese qua del comune. Lei non sa dove sono questi 12 bambini e come vengono istruiti. No. Noi questo non lo sappiamo. È un argomento che divide, no? Una parte della gente dice: ma non mi interessa, ognuno può fare quello che vuole, sono i loro bambini, e un'altra parte dice: ma perché il comune non fa niente? Perché è tollerato? E noi siamo in metà, perché si può fare. L'unica cosa è che alla fine dell'anno fanno quell'esame e poi, se l'esame va bene, tutto a posto. Non c'è nessun tipo di controllo da parte del comune. No, no, no. Fanno in privato e noi non siamo autorizzati a controllare, no?